Toscana l'attribuzione di poteri speciali a un commissario che prende con sé e su di sé le opere più importanti, che però sono anche quelle impantanate da troppo tempo. Io mi rallegro anche del fatto che vengo da una provincia come quella di Grosseto, che ha nel deficit infrastrutturale uno dei maggiori problemi, e il Corridoio Tirrenico e la Grosseto-Fano, la cosiddetta Due Mari, sono rientrate tra quelle opere che avranno un commissario con questi poteri speciali. Però c'è anche il porto di Livorno, c'è la Pontremolese, c'è appunto il ponte che è crollato, quindi ci sono le opere più significative che hanno bisogno di una spinta rapida. Laddove c'è già un contratto di appalto, dei lavori che sono stati affidati ad un soggetto economico, quel soggetto deve proseguire. Mentre invece laddove c'è una concessione e il proponente e chi realizza è un soggetto privato, come il caso dell'aeroporto di Firenze, è evidente che questo non può essere commissariato. Si tratta di una committenza pubblica. Hanno però un grande rilievo, guardate quelle opere, ve lo dice chi deve venire da Firenze tutti i giorni e farsi la Grosseto-Siena a due corsie. In un momento come questo, che per fortuna qualcuno ancora viene al mare dalle nostre parti, avere quattro corsie significa cambiare la vita alle persone e all'economia di tanti territori.